Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Apriamo subito con l'intervento del Premier Draghi a Palazzo Chigi, che ha confermato la riapertura delle scuole fino alla prima media. In base all'analisi dei dati, si registrano alcuni cambi di fascia per la prossima settimana e dunque l'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito le fasce di rischio in cui saranno collocate le regioni nella prossima settimana. Il Lazio passa in zona arancione da martedì 30, mentre da lunedì 29 Toscana, Calabria e Valle d'Aosta diventeranno rosse. Dal 3 al 5 aprile, comunque, tutta l'Italia resterà in rosso per evitare spostamenti e assembramenti durante i giorni delle vacanze pasquali. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha proseguito con la firma delle nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Ma ascoltiamo le parole del Premier. Si conferma la decisione di riaprire fino alla prima media. E il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in un modo ordinato. E in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test. Parlare di azione estensiva globale, secondo me, è un'esagerazione, ma su questo darò la parola tra un momento al ministro Speranza. Che cos'è che ci ha portato a questo? Le decisioni prese nell'ultima cabina di regia o l'ultimo decreto fatto la cabina di regia hanno portato a una diminuzione nel tasso di crescita dei contagi. Addirittura si comincia a vedere una diminuzione proprio nel livello dei contagi. Naturalmente il resto della situazione rimane molto critica, preoccupante, però insomma, la volontà complessiva della cabina di regia è che se ci fosse stato uno spazio l'avremmo utilizzato per la scuola fino alla prima media. Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio, perché ciò che, dunque, nel frattempo, devo anche dire, è uscita una serie di evidenze scientifiche che mostrano come la scuola fino alla prima media di per sé non sia fonte di contagio, sia fonte di contagio in misura molto limitata. Ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, in primis il trasporto. Le attività parascolastiche che sono difficilmente controllabili. Quindi più si alza l'età scolastica, più queste attività aumentano. Questa è stata un po' la filosofia. Devo dire anche che insomma, tutti gli altri provvedimenti restano fermi, anche perché queste evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza di tutte le altre restrizioni. Ma se queste restrizioni venissero completamente abolite, diventerebbero esse stesse un punto di contagio alto, elevato, proprio perché sono le attività para o periscolastiche che aumentano i contagi. Nel corso della medesima conferenza è intervenuto anche il ministro Speranza, che ha commentato la campagna vaccinale. Ascoltiamo anche l'intervento del ministro. Mi fa piacere ricordare due numeri, Presidente, degli ultimi 2 giorni, perché segnalano una crescita piuttosto significativa che noi ci auguriamo possa ancora avvenire nei prossimi giorni. 238.000 somministrazioni avvenute 2 giorni fa e 243.000 somministrazioni avvenute nella giornata di ieri. Sono chiaramente ancora numeri che vogliamo crescano in maniera significativa anche sulla base delle nuove dosi in arrivo. Come è noto, entro la fine di marzo aspettiamo almeno altre 4 milioni di dosi e poi abbiamo due previsioni robuste per quanto riguarda il secondo e il terzo trimestre. Per il secondo trimestre almeno 50 milioni di dosi, per il terzo trimestre 80 milioni di dosi. E tra queste vi sarà anche il vaccino di Johnson & Johnson con 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 nel terzo trimestre e come è noto il vaccino Johnson & Johnson con una sola dose consente l'immunità. Passiamo ora alla situazione Covid sul territorio nazionale. Il bollettino del Ministero della Salute registra 23.987 nuovi contagi su 354.982 tamponi processati, ovviamente tra antigenici e molecolari. Sono invece 457 le vittime in un solo giorno. Scende però il valore dell'RT nazionale, che passa dall'1,16 della scorsa settimana a 1,08.
Si abbassa anche il numero dei casi di Covid ogni 100.000 abitanti. Da 264 della scorsa settimana si arriva a 240. Il tasso di positività però rimane stabile al 6,75%. Tornano però a salire i ricoveri ordinari a più 48 e crescono lievemente quelli in terapia intensiva a più 8. Diversa invece la situazione in Campania. Sono 1.947 i positivi del giorno, di cui 1.250 asintomatici e 697 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 18.599, di cui 3.394 da test antigenici. I deceduti sono 42, di cui 24 delle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 2.894. Passando invece al report posti letto su base regionale, che come noto prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 181, mentre i posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, di cui occupati 1.586. Restando in Campania, nel corso della consueta diretta e conferenza stampa del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato il governo nazionale sulla distribuzione dei vaccini, parlando anche dell'accordo con la casa produttrice del vaccino Sputnik. Ascoltiamolo. Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative, di confronto, abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. È un vaccino che non è compreso fra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia, quindi è un vaccino aggiuntivo che abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4 milioni e mezzo di nostri concittadini con la doppia dose. Ovviamente, è bene fare un chiarimento, il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'EMA o dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Intanto è partita oggi la vaccinazione contro il Covid-19 dei pazienti fragili presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Nella tendostruttura alle spalle del pronto soccorso, già usata per le dosi ai sanitari dell'ospedale, vengono vaccinati i pazienti con elevata fragilità, in carico alle unità operative e ai centri di riferimento dell'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, che quindi non hanno avuto bisogno di prenotarsi o di chiedere ai propri medici di essere inseriti in piattaforma, visto che sono già seguiti proprio dall'ospedale. Ad occuparsi dell'intero percorso è stato il personale del Cardarelli, che convoca e ha convocato i pazienti in base a criteri anagrafici e a criteri di maggiore rischio in caso di contagio, proprio a causa della patologia in questione. Un programma dunque in linea con il piano vaccinale messo in campo dalla Regione Campania e con la forte connotazione assistenziale dell'azienda ospedaliera partenopea sul piano della cura di pazienti fragili e con cronicità. I pazienti fragili, dice il direttore generale del Cardarelli Giuseppe Longo, hanno bisogno di un percorso specifico, adeguatamente monitorato dai nostri medici, che sono poi gli stessi che nel quotidiano seguono l'evolversi della patologia. Proprio per questo conoscono molto bene i pazienti e il loro stato di salute al momento della vaccinazione e le terapie che stanno seguendo. Passiamo ora alla cronaca. Si indaga nel Napoletano, tra Marano di Napoli e Villaricca, dove sono stati ritrovati in strada due cadaveri, in circostanze ancora da chiarire. Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato vicino ad un'automobile dopo un impatto contro il muro. Alla distanza di una ventina di metri, un secondo cadavere di un uomo probabilmente caduto da uno scooter per lo stesso impatto. Sul selciato sono stati trovati una pistola ed un orologio Rolex. Come scrive l'ANSA, i carabinieri di Napoli non escludono al momento alcune ipotesi, anche se sembra trattarsi di una rapina finita tragicamente. Ci spostiamo ora a Caserta con il consueto bollettino Covid mattutino del sabato dell'ASL di Terra di Lavoro sui positivi Covid a Caserta e provincia delle ultime 24 ore. Si registrano 324 nuovi casi su 2.351 tamponi processati, con un tasso di incidenza del 13,78%. I guariti sono 246 ed i positivi attuali aumentano di 71 unità.
I decessi sono 7 nelle ultime 24 ore. Passando ai comuni con il maggior numero di contagi, ritroviamo Caserta in vetta con 607, Aversa con 313, Marcianise con 491 e Maddaloni con 526. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul momento della sua cittadina tra la Domenica delle Palme, il programma vaccinale e quindi la pandemia. Lo ascoltiamo. Domani è Domenica delle Palme. Intanto auguri. Auguri a noi tutti, ai casertani. È una Pasqua particolare, una Domenica delle Palme particolare, perché c'è ancora una pandemia in città, c'è ancora tanta sofferenza, abbiamo tante persone ancora che sono in terapia intensiva, ci sono tante famiglie che hanno sofferto perché non hanno più i loro cari. Sappiamo tutti che è un momento difficile per il nostro paese e per la nostra comunità. Però è anche un momento importante perché le vaccinazioni continuano tutti i giorni, perché il nostro centro vaccinale è il migliore della Campania, perché a Caserta abbiamo i vaccini che si stanno facendo e siamo la città dove si fanno più vaccini in tutta la Campania. Quindi c'è un dato positivo, c'è una percentuale, abbiamo più di 600 positivi in città ancora, e quindi ci deve essere tanta attenzione. Siamo più fortunati degli altri, perché sostanzialmente abbiamo o più capacità degli altri, come la vogliamo dire, perché abbiamo una media dei nostri positivi al di sotto di quella regionale, molto migliore di tante città sia della provincia di Caserta, ma sia della regione Campania. Però, proprio perché abbiamo dei dati buoni, dobbiamo continuare sulla nostra attenzione, sul nostro buonsenso, sulla nostra responsabilità, sul nostro voler salvare la vita dei nostri cari, sul voler stare attenti con evitare assembramenti, evitare tenere ben conto il distanziamento sociale, regole igienico-sanitarie e mascherina, sempre e ovunque, mascherina. In tutto questo, prima all'inizio ho detto tanti auguri di una buona Domenica delle Palme, e vorrei ascoltare la parola della Comunità Episcopale Italiana, vorrei tener conto della parola del nostro Padre Vescovo, il quale ci ha rappresentato che questa è una domenica dove non si devono benedire le palme e si deve invece evitare in tutti i modi contatti, contaminazioni. Non acquistate da ambulanti strada o da persone che vogliono vendervi il ramoscello d'ulivo. In questo momento dobbiamo tener conto nel nostro cuore della nostra benedizione. Abbiamo tante forme per trasferire ai nostri cari l'affetto che trasferisce un ramoscello d'ulivo, il segno di pace, il segno di stare insieme, il segno di costruire il futuro della nostra terra. Mi raccomando, possiamo ascoltare la messa, ci sarà per televisione, sui social, quella del Papa, ci saranno i tanti pagine Facebook dei nostri parroci, ci sarà quella delle 11:15 del nostro vescovo. Abbiamo tante forme, non affolliamoci, andiamo in tutti gli orari, chi vuole comunque andare in chiesa, andiamoci negli orari, distribuiamoci negli orari, non andiamo tutti agli stessi orari. E mi raccomando, non facciamo il passaggio di ramoscello d'ulivo fra di noi, potrebbe essere un passaggio che può creare una contaminazione, può farci diventare positivi. Capisco perché è una sofferenza per noi che siamo cattolici apostolici romani, per noi che abbiamo forte il senso della cristianità e il senso della pace e dello stare insieme. Uniti si vince, questo è il motto che l'esercito italiano insieme all'ASL, insieme alla città, ha messo in campo per le vaccinazioni. Anche in questa unione dobbiamo essere distanti nel tenere lontano, evitare in tutti i modi la contaminazione. Io vi ringrazio per quello che farete nella Domenica delle Palme e quello che continuiamo a fare in questi giorni. Siamo una città che sta facendo un lavoro importante, le forze dell'ordine, le istituzioni, il signor prefetto, la chiesa, tutti insieme stiamo facendo un lavoro importante, ma soprattutto lo stanno facendo i cittadini, tanti volontari che stanno aiutando i più deboli, i più fragili, l'esercito italiano. Questo è un elemento fondamentale, dove da questa storia sta nascendo una forte comunità casertana, e rispetto a questo nel ripetervi gli auguri
E l'auspicio che il prossimo anno possiamo darceli in modo in cui ci possiamo riabbracciare, rigovernare di nuovo il passaggio del Ramoscello, un sentito e felice augurio di serena Domenica delle Palme e Uniti si vince. Nella mattinata di ieri un flash mob organizzato dal Movimento Insieme per il Wedding e Confesercenti si è svolto all'esterno della Reggia di Caserta, con l'obiettivo di chiedere delucidazioni al governo e la speranza di poter ritornare a lavorare quanto prima. Ascoltiamo i protagonisti nel nostro servizio. Dal nazionale abbiamo deciso come propria organizzazione di non lasciare indietro nessuno, quindi sostenere tutti i comparti, non ultimo questo che è uno tra quelli più, diciamo, colpiti. Ormai sono circa 400 giorni di blocco, di fermo, e quindi chiaramente capirà, oltre il wedding che porta dietro tantissime attività collaterali, che un indotto impressionante che purtroppo è allo stremo. Da marzo scorso, con le sospensioni, diciamo, gli annullamenti degli eventi dell'anno scorso e la previsione di quest'anno che non cambia, chiaramente la situazione è disastrosa. In più c'è il discorso dell'ultimo decreto legge che in effetti non è per nulla, non dà nulla, non dà conforto agli operatori, perché in effetti, sviluppando un po' le risorse, forse si riuscirà ad avere circa 3.700 euro ad impresa. Dopo 400 giorni di chiusura, insomma, realmente sono degli importi quasi ridicoli. Quindi il grosso problema è che molti non riusciranno forse a riaprire. Abbiamo delle statistiche impressionanti: 270.000 aziende chiuse, la gran parte imprese familiari. Quindi significa che ci sarà una disoccupazione spaventosa. Noi in agenzia di viaggi vendiamo soprattutto matrimoni e questo era il periodo clou per vendere i matrimoni. Purtroppo ci siamo sentiti e ci sentiamo puntualmente abbandonati. Io quello che veramente voglio dire è che sto pensando in questi giorni che si sta perpetrando il più grande reato nei confronti degli imprenditori e delle partite IVA che la storia abbia mai avuto. Il nostro è un grido alle istituzioni, noi ci siamo, siamo qui, siamo partite IVA, abbiamo necessità di ritornare al lavoro, abbiamo necessità di dare sostegno alle nostre famiglie. Non possiamo più continuare in questo modo. E il grido è anche questo. Noi per le attività che ci sono presenti, ristoratori, bar, ristoranti, anche noi, stesso noi agenzie di viaggio, noi possiamo assolutamente ritornare a lavorare nelle nostre strutture mantenendo quella distanza fisica, non sociale, perché la distanza sociale non è quella che noi chiediamo. Chiediamo la distanza fisica perché è quella che ci auguriamo tutti possa comunque salvare le nostre vite da questo maledetto virus che ci sta distruggendo. Come Anba Confesercenti partecipiamo anche noi a questo, perché siamo una categoria di lavoratori che siamo fermi. Ieri è stata fatta la delibera del presidente De Luca per aprire da oggi il settore alimentare nei mercati. Noi cerchiamo di far aprire anche il settore non alimentare, stiamo facendo forza proprio perché non è giusto, diciamo, che il nostro settore venga usato come settore da untore, diciamo, perché come si è visto i dati sono cresciuti già da quando siamo qui, dall'8 marzo che siamo chiusi, i casi di Covid sono aumentati con i mercati chiusi, quindi significa che noi non siamo noi la causa. Di solito non è nostro uso fare manifestazioni e altro, però a distanza di un anno credo che è davvero giunto il momento di difendere questa categoria tutta, quella del wedding, fermo restante che è tutto il settore dei pubblici esercizi che soffre da più di un anno. Ormai abbiamo atteso anche il decreto sostegno che si è confermato ancora una volta deludente e per cui è giunto il momento di essere qui e far sentire la nostra voce. Io sono una persona ottimista, ma purtroppo i contagi non ci incoraggiano. Eravamo certi che per Pasqua saremmo dovuti già essere aperti, ma purtroppo credo che non prima di maggio riusciremo. Il cooldown è iniziato, dovrebbe terminare per il 6 di aprile, ma davvero la trovo difficile, ma è solo una questione di contagi che purtroppo anche se noi oggi siamo qui, se non c'è la parte sanitaria che migliora, purtroppo non possiamo fare tanto.
Concludiamo con lo sport. Mare Kamsic e Jorginho sono due pedine fondamentali del Napoli di Sarri che sfiorò lo scudetto 3 anni fa. Due pezzi di cuore dei tifosi napoletani che difficilmente dimenticheranno quel ciclo che portò gli azzurri a giocarsi lo scudetto fino alla penultima giornata contro la corazzata bianconera. I due centrocampisti sono stati protagonisti di un'intervista doppia durante la trasmissione condotta da Peppe Iodice. Hamsik dice: troppo, troppo. Jorginho gli fa eco. Non ci sono parole per descriverlo. Mi manca. A chi non manca il Napoli? Qui a Londra fa freddissimo. Che cos'è il sole? Marek parla poi dell'esperienza in Cina. È sempre un'avventura, dice. Non è stato facile. Dai però, ne è valsa la pena. I due centrocampisti danno luogo ad un simpatico duetto dunque sul tema calci di rigore. Jorginho dice: a Napoli li tirava Marek, rispetto per l'anzianità e per il capitano. Se non voleva tirare, c'ero io. Hamsik risponde: però Jorginho li tira molto meglio. I due si sono infine espressi sulle possibilità che Gattuso e i suoi hanno di raggiungere la Champions League. Jorginho dice: certo che può arrivare in Champions, mentre Hamsik risponde: speriamo, facciamo tutto il tifo, sono convinto di sì. Gattuso? Tutti si ricorderanno della foto con lui che mi sgridava. Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene questo campionato e che Gattuso si giocherà la Champions con il Napoli. Il collegamento si conclude con i due che cantano insieme Un giorno all'improvviso. Questa era la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.